saluto a tutti. Vi voglio parlare di questa bellissima mostra che ho visto a Forlì recentemente. È la mostra sull'Art Déco, che si tiene ai Musei San Domenico a Forlì e che durerà fino al 18 di giugno. È una mostra straordinaria. Parla di quelli che sono stati chiamati gli anni ruggenti, i famosi 10 anni ruggenti della storia italiana, dove praticamente l'Art Déco ha avuto la sua massima espressione, e lo possiamo vedere nella mostra perché sono veramente presenti oggetti, cose di varia natura, dai dipinti ai vestiti, agli oggetti di oreficeria, elementi di ferro battuto, auto, cristalli, veramente una quantità straordinaria di cose. La mostra è molto ampia, molte sale sono dedicate alla mostra e sono veramente tutte molto piene. Consiglio anche di prendersi del tempo per visitarla con calma, perché veramente ne vale la pena. Cos'è l'Art Déco? Come la possiamo definire l'Art Déco? Sicuramente è quello che viene chiamato uno stile eclettico, mondano e internazionale, anche perché è vero che parliamo di Art Déco in Italia intorno agli anni 20, ma è anche vero che è stato un fenomeno che ha riguardato un po' tutta l'Europa. Il successo di questo momento del gusto va riconosciuto nella ricerca del lusso e di una piacevolezza del vivere, tanto più intensi quanto effimeri, messi in campo dalla borghesia europea dopo la dissoluzione della Grande Guerra. I 10 anni sfrenati, i 10 anni ruggenti, come dicevo prima, della grande borghesia internazionale avvennero proprio mentre la storia disegnava, tra guerre, rivoluzioni e inflazione, l'orizzonte cupo dei totalitarismi e antesignana antecedente a quella che poi fu la Seconda Guerra Mondiale. In mostra sono presenti, come dicevo, opere e oggetti di straordinaria bellezza, e gli autori di tutte queste opere sono veramente tanti. Ne cito alcuni più significativi, forse anche più noti, che sono sicuramente Gio Ponti, Francesco Nonni, Galileo Chini, René Lalique, straordinario. C'è anche una riproduzione di uno scomparto di treno, dove alle pareti in legno all'interno erano inseriti, incastonati, delle lastre lavorate di cristallo, meravigliose. Per poi riprendere con Piero Portaluppi, con i suoi meravigliosi bozzetti di centrali idroelettriche, di grattacieli a New York, che purtroppo non hanno mai visto la luce, ma che nella sua mente, nella sua progettazione, erano sicuramente fatti e finiti per essere poi realizzati. Tito Chini, Tamara De Lempicka, meravigliosa come sempre, Arturo Martini, Adolfo Wilt, Fortunato De Pero, Siro Tofanari, Giacomo Balla e veramente tanti tanti altri. In questo video ho pensato di fare una sintesi, quantomeno di riproporvi quello che a me particolarmente è piaciuto, che non avevo mai visto o che non avevo mai avuto l'opportunità di vedere così da vicino e in alcuni casi quasi toccare, anche se ovviamente era tutto rigorosamente vietato. La mostra si apre con questo meraviglioso dipinto di Luigi Bonazza, che si intitola Notte d'estate. Come si può vedere, è un qualcosa di veramente eclettico, di veramente lussurioso, se così si può dire, con questi toni dell'azzurrino e del verde, molto molto particolare, molto ricercato, molto effimero, no? Per certi versi. C'è un meraviglioso, anzi più di uno, dipinti di Vittorio Zecchini, che con le sue installazioni, le sue rappresentazioni delle Mille e una Notte ha veramente riprodotto una serie di immagini di donne con questi meravigliosi abiti, alcuni dipinti, altri addirittura tessuti a mo' di arazzo, straordinari. Vorrei citarvi anche questa bellissima scultura in bronzo di Attilio Selva dal titolo Enigma, che purtroppo, come sempre, la foto non rende rispetto all'originale, al poterlo vedere dal vivo e qui davvero poterla toccare, quanta umanità trasmette con questo sguardo intenso, quanto riesce a trasferire, no? Al visitatore che la osserva. Carlo Pizzi, L'uomo e il genio, bellissima scultura bifronte. Da ogni parte c'è qualcosa da vedere, straordinaria. Ivan Mestrovic, Vergine Vestale, questa vergine così allungata, con questa
con queste linee così flessuose, molto molto eterea per certi versi. Duilio Cambellotti, Stipo in legno, dal titolo La notte. Anche questo, se guardate i particolari, ci sono tutta una serie di faccine in avorio che sono state inserite dentro questo stipo di legno di radica, molto bello, anche questo ricercatissimo. Umberto Bellotto, Scultura reggente un vaso, e qui c'è questo uomo, è piccolo come si può vedere, che regge questa struttura che ha un vaso di cristallo tutto lavorato. E poi ancora Tayat, in arte, il suo vero nome era Ernesto Micheles, non so esattamente quale sia la pronuncia onestamente, dove ci sono riportati tutta una serie di bozzetti. Qui ve ne ho messi due in particolare, Giaponica e Rob Tissé pour Madeleine Vionnet. Sono molto belli questi bozzetti fatti a china e molto particolari, devo dire. E poi due dipinti di Portaluppi, quello che dicevo, la centrale idroelettrica di Crego, e il grattacielo SKNE che doveva essere, che era stato pensato per New York, ma che non ha mai visto la realizzazione. Questo magnifico fondale marino di Tito Chini su questa lastra d'argento, questi pesci che sembrano di lacca, tutto dipinto. Francesco Nonni, Anselmo Bucci, un corteo orientale. Tutto in ceramica, rigorosamente, ceramica foglia oro. Umberto Brunelleschi ha fatto tutta una serie di bozzetti per i costumi della Turandot, anche questi molto molto particolareggiati. Demetre Kiparus, danzatori con abiti orientali, anche questa è una statua che sarà alta un 40 cm, con una bellezza, con una flessuosità dei corpi, con un'armonia tra i due danzatori veramente straordinaria. Mario Dante Zoi, una danzatrice, anche qui una danzatrice sorridente che guarda, che si vede, si legge in lei il piacere della danza, il piacere del movimento. Come non citare René Lalique, questo vaso chiamato Baccanti, meraviglioso anche questo. E poi Gio Ponti, qui veramente ho fatto una sintesi, perché sono tante le opere di Gio Ponti rappresentate, dalla Casa degli Efebi, che aveva ricevuto anche un premio importante, Le mie donne nei fiori, e poi Le due mani, la mano fiorita e la mano fattucchiera. Fra l'altro la mano fattucchiera l'hanno riproposta all'ingresso della mostra, enorme, perché sarà alta almeno una decina di metri, su un piedistallo, e che è un po' il simbolo della mostra stessa. Qualche dipinto bellissimo, Amedeo Bocchi nel parco per esempio, e Alberto Martini con Wally Toscanini, la figlia del grande Arturo, che è stata qui ritratta da Martini. Tutto a gessetto, anche questo è di una vitalità, di un colore, di una luminosità meravigliose. Ciro Tofanari, qui uno in particolare ho scelto delle tante opere che ci sono, in bronzo, sull'avvoltoio, una ricercatezza nei particolari, un'attenzione davvero ai particolari, incredibile. E poi un'altra serie di dipinti, da Ubaldo Oppi con la figlia Jefte, a Gerard Schlippestein, principe e principessa, che sono due statue in ceramica bianca di Meissen meravigliose. E poi una serie, anche qui una stanza intera dedicata ad Alfredo Ravasco, un orafo gioielliere bravissimo, dove qui ho indicato forse quella che è l'opera anche più ampia, più rappresentativa, su una base di lapislazzuli, corallo, un'agata e poi dei pesci in argento. Meravigliosa. Spero che questo breve excursus attraverso le opere della mostra vi sia piaciuto. Consiglio sicuramente, se avete l'opportunità, di andare a Forlì. La mostra merita veramente, anche perché tutti questi pezzi arrivano per lo più da collezioni private, quindi come sempre quando si installa questo tipo di mostre non è facile avere sempre la possibilità di utilizzare pezzi di proprietà privata, quindi sicuramente merita la visita. Un saluto e alla prossima mostra a questo punto.